Ci troviamo nel 14° municipio, zona Quartaccio 2. Questa mattina nella zona si è sviluppato un forte incendio a causa della incuria della vegetazione alta e secca. Sono in corso le operazioni di spegnimento del fuoco da parte dei vigili. E le cause di questo incendio sono, come vedete, l'incuria, l'abbandono del verde. In tutta Roma è così, in particolare in questo municipio, dove vedete la vegetazione altissima, i percorsi pedonali impraticabili. Vedete il tratto che sto percorrendo, a un certo punto si interrompe perché la vegetazione si mangia completamente la strada. Questi sono i pali dell'illuminazione invasi dalle alberature, questi sono invece i punti di accesso pedonali, assolutamente non fruibili, con un cancelletto chiuso ormai da più di 2 anni. Questo è lo stato in cui versa invece la pista di pattinaggio. Questo parco fu riaperto nella scorsa consiliatura con enormi sforzi economici e non solo, anche di lavoro, perché strappammo quest'area al vecchio attuatore del piano di zona Quartaccio 2 per iscriverlo nel catasto del verde cittadino, lo aprimmo all'utilizzo da parte dei cittadini, organizzammo qui una festa bellissima, partecipatissima, questa pista era piena di bambini, oggi è lo stato in cui versa tutto il parco. Questa è la situazione di degrado su tutta Roma, in particolare nel nostro municipio dove abbiamo diverse aree come queste abbandonate. L'unica eccezione è il Parco Giochi di Torresina, perché manutenuto gratuitamente e volontariamente dal Comitato di Torresina, tutto il resto versa in questo stato. Questa è la situazione nella città pentastellata. Dopo tante promesse e tanti proclami, questo è lo stato di abbandono. E l'incendio di questa mattina che si è sviluppato su via Andersen e via del Potere Fiume e del Potere Trieste è emblematico. E siamo solamente a fine giugno.